Italianissimo 2, Unit 11, Bella Figura. Benvenuti. Welcome to part 2 of Italianissimo. Each of the units here corresponds to a unit in the Italianissimo book. And this unit 11, Unità 11, is called Bella Figura. The subjects are skiing, lo sci, and health, la salute. You'll be discovering how Italians give instructions and how to talk about your aches and pains. First, by way of preparation for the ups and downs of skiing, here are some of the parts of the body you might need to refer to. The body, by the way, is il corpo. Can you pick out which part of the body is in each of these sentences, starting from the bottom? Mi fanno male i piedi. Sono troppo stretti gli scarponi. I piedi. Feet. Ah! Mi sono storta la caviglia. La caviglia. Ankle. Mi sono rotto il braccio. Il braccio. Arm. Piegare le ginocchia. Le ginocchia. Knees. Ho mal di testa. La testa. Head. Un mal di testa is a headache, but that's more to do with il dopo sci, a preski, I suspect. Now, Alberto Iannelli experienced a few ups and downs during his Settimana Bianca in the ski resort of Sozidu. What happened, Alberto? How would you ask him that? Cos'è successo, Alberto? Ma niente di particolare, un piccolo incidente. Un incidente, an accident. And the story begins in the ski shop, with Alberto getting advice on what gear to hire. Track 1. Getting the boots. Gli scarponi. By the way, each of the interactions is on a separate track. And the first time you hear it, there'll be some first-time round questions to focus your listening and help point you in the right direction. These questions are also in the book. Alberto needs ski boots, but does he know his size? And what else does he hire apart from a pair of boots? Un paio di scarponi. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Mi serve un paio di scarponi. Sì. Che numero porta lei? Ma di scarpa il 42, però di scarponi non lo so. Io le faccio provare adesso uno scarpone tradizionale a quattro ganci. Si alzi in piedi. Pieghi il ginocchio. Ma lei quale mi consiglia? Ma questi sono i più moderni, sono i più comodi e anche più leggeri. Li provo? Grazie. Prego. Le servono anche gli sci? Sì, mi servono anche gli sci. Va bene. Adesso le faccio vedere che sci le posso offrire. Grazie. Alberto's shoe size? He knows he's a 42 in shoes, but when it comes to ski boots, he doesn't know. Ma di scarpa il 42, però di scarponi non lo so. And what else does he hire? Skis, of course. Gli sci. Second time round. Listen to that dialogue again and try and pick out the two phrases that mean I need. Second time round questions aren't in the book. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Mi serve un paio di scarponi. Sì. Che numero porta lei? Ma di scarpa il 42, però di scarponi non lo so. Io le faccio provare adesso uno scarpone tradizionale a quattro ganci. Si alzi in piedi. Pieghi il ginocchio. Ma lei quale mi consiglia? Ma questi sono i più moderni, sono i più comodi e anche più leggeri. Li provo. Grazie. Prego. Le servono anche gli sci? Sì, mi servono anche gli sci. Va bene. Adesso le faccio vedere che sci le posso offrire. Grazie. Mi serve un paio di scarponi. Mi servono anche gli sci. Mi serve. A
if you need a single pair of boots. Mi servono if it's more than one item like skis that you need. Track 2. The slippery slope. Alberto found himself in a class of adults and children. The teacher, Mauro, was giving a demonstration and handing out advice. Here's a list of four of the verbs you'll hear him using. Piegare. To bend. Fermarsi. To stop. Provare. To try. Girare. To turn. First time round. Which way does Mauro keep telling his students to lean? Does Alberto get it right the first time? Allora, ben piegati in avanti, con le mani in avanti, prima da una parte, poi su, piegando dall'altra, su e ci fermiamo. Prova Alberto, in avanti, così. Così va bene? Beh, insomma, però così non riuscirai a mantenere l'equilibrio, Alberto. Oh, aiuto! E allora come devo fare? Devi fare attenzione e stare molto più in avanti e spingere verso l'esterno con i piedi. Hai capito? D'accordo, allora riproverò. Va bene, guarda. Devi girare il busto verso valle, parti, e spingere bene verso l'esterno con i piedi. Così. Così. Ah sì, ho capito. Provate tutti, bambini. Anche voi, mi raccomando, le racchette bene in avanti. Proviamo ancora una volta e poi basta per oggi. Which way were they told to lean? Forwards, in avanti, which didn't seem to help Alberto. On the contrary, I fell over. Hence my shout for help, aiuto. It's no joke trying to lean forward, stare molto più in avanti, and at the same time, spingere verso l'esterno con i piedi, push upwards with your feet. I still don't know what it really means. I did ask how I was supposed to do it. Come devo fare? Without much success. And the children had no problems, of course. Listen again to this interaction and see if you can pick out the ways that Mauro urges his pupils to try, to have a go. First Alberto, then the children. Allora, ben piegati in avanti, con le mani in avanti, prima da una parte, poi su, piegando dall'altra, su e ci fermiamo. Prova Alberto, in avanti, così. Così va bene? Beh, insomma, però così non riuscirai a mantenere l'equilibrio, Alberto. Oh, aiuto! E allora come devo fare? Devi fare attenzione e stare molto più in avanti e spingere verso l'esterno con i piedi. Hai capito? D'accordo, allora riproverò. Va bene, guarda. Devi girare il busto verso valle, parti, e spingere bene verso l'esterno con i piedi. Così. Così. Ah sì, ho capito. Provate tutti, bambini. Anche voi, mi raccomando, le racchette bene in avanti. Proviamo ancora una volta e poi basta per oggi. Prova. Try is what Mara says when he's talking just to Alberto. And provate when talking to the children. Prova, singular. Provate, plural. Then he adds, mi raccomando, which is virtually untranslatable, but is commonly used to emphasize commands and advice. If you really want someone to listen, you could say, ascolta, mi raccomando. Please, for goodness sake, listen. Track 3. The fall. Farsi male. To hurt yourself. Muoversi. To move. Chiamare aiuto. To call for help. Alberto falls over again, but this time it's more serious. Why? What does Mauro decide to do? Ti sei fatto male, Alberto? Stai fermo, non muoverti, Stai fermo. No, mi muovo, non mi posso muovere. Stai tranquillo, un attimo e vado subito a chiamare aiuto. Sì, aspetta sì, solo che ti tolgo questi sci.
Non muoverti. Ai, ai, ai. E vado subito a chiamare aiuto. Sì, vai a chiamare aiuto. Vai a chiamare aiuto. Vai tranquillo, non è niente, dai. This fall is more serious, as Alberto says he can't move. Non mi muovo, non mi posso muovere. And Mauro's going to get help at once. Vado subito a chiamare aiuto. After he's taken Alberto's skis off, listen again to that interaction, and this time concentrate on Mauro's instructions. How exactly does he tell Alberto not to move and to keep still and calm? Si è fatto male, Alberto. Stai fermo, non muoverti, eh? Stai fermo. Non mi muovo, non mi posso muovere. Stai tranquillo, un attimo e vado subito a chiamare aiuto. Sì, aspetta sì. Solo che ti tolgo questi sci. Non muoverti. Ai, ai, ai. E vado subito a chiamare aiuto. Sì, vai a chiamare aiuto. Vai a chiamare aiuto. Stai tranquillo, non è niente, dai. Don't move. Non muoverti. Don't move. That's if you're telling a friend or a child not to do something. Just say non, followed by the infinitive of a verb. So, don't wait. Non aspettare. Don't come. Non venire. And the other question. How did Mauro tell Alberto to keep still and calm? Stai fermo. Be still. Keep still. Stai calmo. Be calm. Keep calm. Track 4. Practice. Body talk. An Italian aerobics class. Can you keep up with it? Allora, tutti in piedi. Bene. Per cominciare, provate a toccare i piedi con le mani 3 volte. Ma non piegate le ginocchia, mi raccomando. 1, 2, 3. Benissimo. Ok, e adesso girate il busto a destra. Sempre 3 volte, eh? 1, 2, 3. E poi a sinistra. Il busto a sinistra. Uno, due, tre. Non muovete i piedi fermi. Bene. Alzate le braccia sopra la testa. Toccate le mani 3 volte. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. You should have touched your toes 3 times without bending your knees. Twisted your upper body to the right 3 times and to the left 3 times without moving your feet. And finally, lifted your arms above your head and clapped also 3 times. Here it is again, and if you've got any energy left, you might repeat the instructions. Allora, tutti in piedi. Bene. Per cominciare, provate a toccare i piedi con le mani 3 volte. Ma non piegate le ginocchia, mi raccomando. 1, 2, 3. Benissimo. Ok, e adesso girate il busto a destra. Sempre 3 volte, eh? 1, 2, 3. E poi a sinistra. Il busto a sinistra. 1, 2, 3. Non muovete i piedi fermi. Bene. Alzate le braccia sopra la testa. Toccate le mani 3 volte.
Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Track 5. Practice. Emergenza. Can you get yourself out of tight corners? You've fallen over yet again, and your ski's flown off. Shout for help. Aiuto! The others have left you behind in the cross-country skiing. Tell them to wait. You're coming. Aspettate, arrivo! You haven't got the hang of the ski lift yet. Ask your friend to help you. Aiutami, or dammi una mano, give me a hand. It's urgent, there's been a bad fall. Tell the emergency services to please come at once. Venite subito, vi raccomando. Track 6. The examination. Alberto is examined by a hospital doctor who asks him what's happened and where it hurts. How does Alberto answer and what does the doctor examine first? Portatelo qui. Mettilo qua. Piano piano. Mettetelo qui. Cosa è successo? È caduto? Sì, sono caduto. Dov'è che le fa male? Ma un po' al petto, alle costole, non lo so esattamente. Poi mi fa male soprattutto la gamba. Sì, vediamo il petto. Provi a ispirare. Espiri lentamente. Alzi un braccio. Alzi l'altro. Va bene. Vediamo questa gamba. Ah, sì, sì, mi fa molto male lì sotto al ginocchio. Qui? Sì. What's happened? Cosa è successo? È caduto? Alberto confirms the obvious, which is that he's had a fall. Sono caduto. And where does it hurt? His chest, il petto, and his ribs, le costole, hurt a bit. But above all, it's his leg, below the knee, sotto il ginocchio. The doctor, not surprisingly, starts by having a look at the chest. Vediamo il petto. Listen again and see if you can spot how Alberto says his leg hurts, and then what the three instructions are that the doctor gives to Alberto. Portatelo qui. Mettilo qua. Piano piano. Mettetelo qui. Cosa è successo? È caduto? Sì, sono caduto. Dov'è che le fa male? Ma un po' al petto, alle costole, non lo so esattamente. Poi mi fa male soprattutto la gamba. Sì. Vediamo il petto. Provi a ispirare. Espiri lentamente. Alzi un braccio. Alzi l'altro. Va bene. Vediamo questa gamba. Ah, sì, sì, mi fa molto male lì sotto al ginocchio. Qui? Sì. My leg hurts. Mi fa male la gamba. If it's your foot that hurts, mi fa male il piede. If it's your arm, mi fa male il braccio. You don't need the word for my, just il or la. The other question, what were the three instructions given by the doctor? Provi, espiri, alzi. Provi, try, espiri, breathe out. Alzi, lift up. They're all examples of formal commands, not for use with children, dogs and friends, and the difference between them and the informal commands like prova are explained in the pattern section of the Italianissimo book. Track 7. The verdict. There are no bones broken. Rotto is broken. But Alberto will have to rest his leg. He asks if he'll be able to ski at all. How does he ask that? What's the doctor's advice? È stato fortunato, non si è rotto la gamba. Meno male. Dovrà camminare qualche giorno con la gamba tesa. Ma posso sciare? Eh no, non
campo, Frascia. Senza sciare per una settimana? Potrà prendere solo il sole. Oddio, e cosa farò? Can I ski? Posso sciare? No, says the doctor. Non potrà sciare. You won't be able to ski. And he adds, potrà prendere solo il sole. You'll only be able to sunbathe. Second time round. Listen for Alberto's reaction to the news. È stato fortunato, non si è rotto la gamba. Meno male. Dovrà camminare qualche giorno con la gamba tesa. Ma posso sciare? Eh no, non potrà sciare. Senza sciare per una settimana? Potrà prendere solo il sole. Oddio, e cosa farò? Oddio, oh God. Cosa farò? What shall I do? Farò, like potrà, is part of the future tense. Farò from fare and potrà from potere. The future is also explained in the pattern section of the book. Track 8. Brutta figura. And this is where I come in. Having arranged to meet Alberto in the hotel bar for a drink, I was amazed to see him arrive with a crutch, una stampella, and a huge bandage. It was hard not to make fun of him. That's prendere in giro. How did Alberto react? And how did he say he was feeling? Alberto, grazie del tuo messaggio, ma la è la stampella? E la grande, ma che cosa ti è successo? Ho avuto un incidente. Sono caduto e sono stato anche in ospedale. Ma che cosa hai combinato? Ma Anna, non ridere, non prendermi in giro. Va bene, non ti prendo in giro. Sul serio, come ti senti? Beh, non c'è male. La gamba però mi dà fastidio. And Alberto's response to my pulling his leg? Non ridere. Don't laugh. Non prendermi in giro. Don't make fun of me. Okay, seriously, how did he feel? Non c'è male. Not bad. Però la gamba mi dà fastidio. My leg's bothering me. Mi dà fastidio. This time round, concentrate on two of my questions. How did I ask, what's happened to you? And how do you feel? Alberto, grazie del tuo messaggio, ma la è la stampella? E la tua gamba, ma che cosa ti è successo? Ho avuto un incidente. Sono caduto e sono stato anche in ospedale. Ma che cosa hai combinato? Ma Anna, non ridere, non prendermi in giro. Va bene, non ti prendo in giro. Sul serio, come ti senti? Beh, non c'è male. La gamba però mi dà fastidio. Cosa ti è successo? What's happened to you? If you were using lei rather than tu, it would be cosa le è successo? And come ti senti? How do you feel? If you were using lei, it would be come si sente? Track 9. Skiing can be fun. Divertirsi. To enjoy yourself. Oltre a. Besides. Here are some people who did enjoy themselves. One man mentioned several things apart from the skiing. What are they? Sei divertita oggi? Sì, oggi mi sono divertita molto. Vi siete divertiti oggi? Sì, ci siamo divertiti molto oggi. Oltre a sciare, che cosa vi piace fare durante la settimana bianca? Oltre a sciare, durante la settimana bianca ci piace anche andare a ballare, pattinare, andare a mangiare fuori. And the three things he mentioned apart from skiing, oltre a sciare, andare a ballare, going dancing, pattinare, skating, andare a mangiare fuori, going out to eat. This next time round, listen to how I asked those people if they'd enjoyed themselves. Sei divertita oggi? Sì, oggi mi sono divertita molto. Vi siete divertiti oggi? Sì, ci siamo divertiti molto oggi. Oltre a sciare, che cosa vi piace fare durante la settimana bianca? Oltre a sciare, durante la settimana bianca ci piace anche andare a ballare, pattinare, andare a mangiare fuori. Here are the questions. Si è divertita? I was talking to one person, a woman. If it had been a man, it would have been si è divertito? Vi siete divertite? If I was asking two women,
Have you enjoyed yourselves? And if there had been men involved, it would have been, vi siete divertiti? More on these reflexive verbs in the book. Track 10. Skiing can be painful. In a bar in Sausedu, our reporter Antonio met this young couple who were in a similar boat to Alberto. This young woman was bored, annoiata. But why? And what about her companion? Ti sei divertita oggi? No, non molto. Anzi, devo dire che mi sono proprio annoiata. Perché? Perché mi sono storta la caviglia e allora non ho potuto sciare, ecco. Mi dispiace. Ti sei fatta male? Ma sì, un po', però non è niente di grave. Meno male. E tu ti sei divertito? Ma più o meno, anche io non mi sento molto bene. Ho il raffreddore. Pazienza, mi passerà. She twisted her ankle, so she couldn't ski. Mi sono storta la caviglia. And he had a cold. Ho il raffreddore. Ho il raffreddore. Che peccato. Poveretti. Track 11. Practice. Diagnosis. You overhear two snatches of conversation while waiting your turn in a doctor's surgery. What are the health problems being discussed? Ha mal di gola? Vediamo. Apra la bocca per piacere. Ah. Adesso vediamo un po' il petto. Provi ad inspirare ed a espirare. Inspiri lentamente. Espiri lentamente. Ne fa male, eh? Non mi sento bene. Ho mal di testa e la febbre. È caduto? Stia fermo, mi raccomando. Non si muova. Le fa male la testa? Sì, ma anche il braccio. Mi fa molto male il braccio. Vediamo prima gli occhi. Apra bene. Ancora una volta. Benissimo. E adesso si metta a sedere, se può. Bene. Alzi il braccio. Alzi l'altro. Ah, non ci riesce, le fa proprio male, eh? Sì, sì. Well, the first person has a sore throat and chest. The second one has had a fall and hurt his arm. Track 12. Practice. Sympathy. Your friend looks distinctly off color. Ask what's wrong. Che cos'hai? Your neighbor hasn't been well. Ask how she feels. Come si sente? Or if you're on familiar terms, come ti senti? Her daughter has sprained her wrist. Ask her if it hurts. Ti fa male? An old man has fallen over in the street. Ask him if he's hurt himself. Si è fatto male? Track 13. Practice. Brutte notizie. You've come down with flu, and you have to ring up and cancel the weekend you were going to spend with a friend. You really don't feel well. You've got a headache and a temperature. The doctor says you'll have to stay in bed for a few days. The answer phone's on. Can you leave the message? Let's recap, and do jot down notes to help if you want to. You won't be able to come this weekend. You don't feel well. You've got a headache and a temperature. You've got to stay in bed for a week. And tell him to call you when he can. Okay. Questa è la segreteria telefonica di Luciano. Mi dispiace, ma non ci sono in questo momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. You should have got something like, ciao, sono, then your name.
Mi dispiace, ma non potrò venire questo weekend. Non mi sento bene, ho l'influenza. Ho mal di testa e la febbre. Dovrò stare a letto per una settimana. Chiamami quando puoi. Ciao. O arrivederci. Do wind back and try again if you want, or continue to the last part of this unit, the profile. Track 14. Profile. Mauro Meneguzzi. Just listen to and enjoy Mauro Meneguzzi's reflections on his job as a ski instructor and on the behavior of his pupils. Mauro Meneguzzi non è nato in montagna. Io mi chiamo Mauro Meneguzzi. Io originariamente sono di Genova. Io sono nato sul mare, però sin da quando ero molto piccolo, da quando avevo circa 4 anni, abito qua in montagna a Sauze Duls. La mia famiglia ha deciso di trasferirsi, io ho iniziato a sciare subito, sono diventato abbastanza bravo, diciamo, e mi sono affezionato a questi luoghi e non ho mai voluto tornare a Genova. Qua il lavoro è molto collegato alle stagioni dell'anno. Io ho un lavoro base per tutto l'anno, che è quello di agente immobiliare. In più, durante l'inverno faccio il maestro di sci e durante l'estate, a part time, gestisco un campo di tiro a volo. E il suo passatempo preferito? Io preferisco di sicuro, come sport, per il mio tempo libero, l'andare a caccia. Ma altri hobby, io amo andare a pescare, amo andare ad arrampicare in montagna. Tutto quello che è collegato alla montagna a me piace, anche la semplice passeggiata per andare a raccogliere le stelle alpine o andare a raccogliere dei fiori particolari in montagna come il GNP, di cui poi noi facciamo un liquore, per me sono gli hobby più belli. Torniamo adesso alle sue lezioni di sci. Chi sono gli allievi più bravi? Gli allievi più bravi sono certamente, come velocità di apprendimento, gli allievi inglesi, perché sono allievi che si impegnano, trascorrono tutta la giornata sugli sci, anche se fa freddo, anche se c'è bufera, dal mattino alle 9 sino al pomeriggio alle 5, sci ai piedi, cadono, eccetera, però insistono. Gli allievi italiani sono più pigri. Noi italiani siamo comodi, abbiamo le montagne vicino alle grandi città, si può andare a sciare tutti i fine settimana, in tempi di percorrenza brevi, in un'ora, un'ora e mezza. E quindi l'italiano ci prova, ma non troppo. Non vuole di fronte agli altri far vedere che lui sta cadendo. Esattamente, vuol fare bella figura. E ci sono molti infortunati? Non ci sono molti infortunati e anno per anno ce ne sono sempre di meno. Infatti, proprio è un dato statistico, ormai sugli sci ci si fa male pochissime volte grazie al fatto che l'attrezzatura anno dopo anno diventa sempre tecnologicamente migliore e più sicura. Ci sono sempre eccezioni? No, Alberto?